Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Lo vedete quanto è arduo questo titolo di questo video? Logica divina e logica umana. Parliamo della logica di Dio che non ubbidisce alla successione causa-effetto, perché Dio onnipotente può anche ribaltarla la faccenda. Prima l'effetto, poi la causa. E Dio è onnipotente, no? E non lo dico mica io, lo dicono tutti i teologi che Dio è onnipotente. Poi parliamo anche della questione del principio di determinazione di Werner Heisenberg, perché l'amico, questo amico, vedete questo amico qua, Fant, vedete? È tanto solerte questo amico dell'informarmi, e questa volta mi ha informato che è stato conferito il premio Nobel per la fisica a due scienziati che avrebbero superato il principio di indeterminazione elaborato dal fisico tedesco Werner Heisenberg nel 1927. Nel 1927 Werner Heisenberg dimostrava che a livello delle particelle subatomiche l'attività dell'osservatore umano con tutte le sue apparecchiature modificava l'osservato, e invece adesso questi due premi Nobel si chiamano uno è Harosh e un altro è Wineland, la terra del vino mi pare, Wineland, avrebbero scoperto delle apparecchiature tramite le quali noi esseri umani possiamo guardare le particelle subnucleari senza modificarle, va bene? Eccolo qua, poi c'è tanto di articolo, mi manda l'amico, mi manda un bel link sul website Appunti Digitali, che è il blog italiano sulla tecnologia, e quindi questo sito intitolato Appunti Digitali, vedete cari amici, ha dedicato un bel servizio a questi due scienziati, Serge Harosh e David Wineland, per i loro studi relativi all'interazione tra luce e materia, ma in particolare qua si fa riferimento alla questione del principio di indeterminazione di Werner Heisenberg, per cui è superata la questione, almeno così c'è scritto, qua c'è scritto, perché questi sono anche la scienza, non solo i preti fanno gli scherzi da preti, ma anche la scienza potremmo coniare una nuova locuzione che, come ci sono gli scherzi da preti, si dice così, almeno a Roma sia uno scherzo da preti, così potremmo parlare degli scherzi della scienza, gli scherzi della scienza, che prima gli scienziati ti dicono una cosa, poi ti dicono un'altra cosa, poi ti dicono ancora un'altra cosa, e poi ancora un'altra cosa, e così all'infinito, all'infinito, capisci? Per cui aveva ragione il grande, povero Friedrich Nietzsche a dire che nella Gaia Scienza, ma anche in altre opere, che la religione e la scienza sono come marito e moglie, vanno a braccetto per le strade del mondo, d'accordo? Allora vediamo un po', che questi due scienziati, Serge Harosh e David Wineland, abbiano bloccato, diciamo così, il principio di determinazione di Werner Heisenberg. Bloccato nel senso che no, non è più vero, caro Werner, noi ora siamo capaci di guardarle le particelle infinitesimali subatomiche, siamo capaci di guardarle, noi esseri umani le possiamo sia guardare senza modificarle, d'accordo? Senza modificarle, perché abbiamo escogitato apparecchiature, sistemi così ancora più sofisticati, per cui noi possiamo guardare la realtà senza modificarla. E uno, scusatemi, sempre visto che qualche volta mi esprimo da romana, anche qua scherzi da prete, e uno potrebbe dire di fronte a questo questa modifica del principio di indeterminazione, potremmo dire, scusate, non vi offendete, e chi se ne frega, non cambia nulla a livello di
nostra condizione esistenziale umana. Gli scienziati possono dire tutto quello che vogliono, ma non cambia proprio nulla, assolutamente nulla, 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 nulla. Mi dicono, vabbè, ma gli scienziati te curano, con gli scienziati te curano negli ospedali, te curano negli ospedali, sì, vabbè, con le ricerche, con le scoperte scientifiche progredisce la medicina, ma progrediscono pure le malattie. Le malattie progrediscono e anche progrediscono anche le cause delle malattie. Andateglielo a dire a quelli che lavorano agli operai di Taranto, com'è la faccenda lì, che c'è un inquinamento che inquina e non si sa se tenerlo aperto o chiuso, perché l'inquinamento è dovuto al progresso scientifico-tecnologico. Morire o lavorare? Morire oppure meglio ammalarsi col lavoro oppure morire di fame senza inquinamento? Dateglielo a dire voi, i progressi della scienza e della tecnica. Quindi non cambia nulla, assolutamente nulla, assolutamente nulla. Gli scienziati vanno avanti per la loro strada come degli embriachi, degli embriaconi che dicono sempre cose nuove, che poi dopo un po' si viene a sapere che le cose nuove lì sono superate, non valgono più un fico secco, come degli embriaconi. E adesso torniamo alla logica di vita, questa è la logica umana, la logica umana questa qua, Werner Heisenberg, mo salta fuori che il principio di indeterminazione di Werner Heisenberg è stato superato, aggirato, e per cui non è vero, chissà povero Werner Heisenberg se lo viene a sapere si rivolta nella tomba. E adesso parliamo di Dio, della logica divina. Il fatto è, io da tanto tempo, cari amici, dico che Dio non si è comportato gentilmente con l'umanità, perché ci ha creati senza chiederci il permesso. È un po' come facciamo noi, come fanno i genitori, il papà e la mamma, che creano i bambini senza chiedere il permesso al bambino se vuol venire al mondo o no, capito? Per cui un qualche ragazzo, ma guardate il commento, lo trovate in calcio a uno dei miei ultimissimi video, Sei tanto simpatico il commento di questo signore, che dice: come faccio io a pretendere? Dice che io avrei detto una cosa assurda, rimproverando il Signore Dio Onnipotente di averci messo al mondo senza prima chiederci il permesso. Dice: ma come fa il Signore a chiederci il permesso a noi se ancora non ci ha creati? E prima ci deve creare e dopo mai ci chiede il permesso. A parte il fatto che il permesso non ce l'ha chiesto dopo, nemmeno dopo che ci ha creati, non ce l'ha mai chiesto il permesso. Cioè, il permesso in questo caso sarebbe stato una richiesta di soddisfazione. Siete contenti, voi dell'umanità, siete contenti che io vi ho creato? Perché se voi non siete contenti, io vi elimino tutti, va bene? Ma a parte che non ce l'ha chiesto, neanche dopo averci creato non ce l'ha mai chiesto, se eravamo contenti di questo suo tono d'amore. Ma il fatto è che se Dio è onnipotente, per Dio onnipotente non vale la successione causa-effetto, non vale. E Dio ha creato tutto l'universo, immaginiamoci, ha creato anche tutte le leggi fisiche dell'universo, cosa volete che gliene freghi a Dio della successione causa-effetto che non può essere invertita? Perché l'effetto non può cadere prima della causa. Ma cosa vuole che ne freghi a Dio? Mica è uno scienziato qualsiasi Dio. Se Dio è Dio non si può comportare come uno scienziato qualsiasi che è limitato, molto militato. Dio non ha, caro giovanotto che mi hai fatto quella simpatica osservazione. Mi hai detto, ma come fa lei a pretendere che Dio ci chieda a noi se siamo contenti di nascere prima ancora di averci creato? Ma tu, caro, applichi a Dio la nostra stessa limitazione. Tu non hai il vero concetto della divinità, che è onnipotente la divinità, capito? Eccolo qua, logica divina e logica umana. La logica umana c'ha dei limiti e viene dimostrato da questa faccenda qua. Il povero Werner Heisenberg adesso si vede
detto alla romana, un po' sputtanato, perché si pensava che il principio di indeterminazione fosse eterno, eterno, e invece no, perché ripeto, gli scienziati precedono come gli embriaconi, che dicono sempre cose nuove, che poi vengono sempre falsificati, dicono che procede così la scienza, e chi se ne frega, chi se ne frega. E il mio livello di soddisfazione esistenziale non cambia un fico secco tra falsificazioni e verifiche e via di seguito. Dio procede in una maniera diversa, procede. Dio non ce l'ha questi meriti, cari amici, non li ha, non è militato come noi. Dio può invertire la successione causa-effetto, può fare effetto. Quindi Dio avrebbe dovuto avere, come si dice, la delicatezza di chiedere prima di creare l'umanità, avrebbe dovuto chiedere all'umanità, facendo l'inversione del procedimento causa-effetto, avrebbe dovuto chiedere all'umanità se era o non era contenta di venire al mondo, avere almeno questa delicatezza, non comportarsi come noi esseri umani molto meritati, che mettiamo al mondo i bambini senza chiedere ai bambini se sono contenti di venire al mondo. Noi sì che ce l'abbiamo questo milite, cari amici, noi non possiamo invertire il rapporto causa-effetto, ma Dio lo può invertire, perché è Dio l'autore di tutto, Dio è autore anche di tutte le leggi fisiche, e Dio può rovesciare il rapporto causa-effetto. Ecco qual è la differenza tra la logica divina e la logica umana. Va bene, cari amici, non me lo dite più che Dio, che è una cosa strana, che io, Serafino Massoni, vado a dire che Dio prima di crearci ci doveva chiedere il permesso, cioè l'autorizzazione, se eravamo contenti di nascere o no. Dice, perché come fa a chiederci l'autorizzazione se ancora non siamo stati creati? Ma questo vale per noi, per la logica umana, non vale per la logica divina. La logica divina può invertire l'ordine causa-effetto, lo può trasformare in effetto causa, cari amici. Va bene, vedete, cari, come procedono, che bello che è questa faccenda qua del principio di indeterminazione, cari, che adesso il povero Werner Heisenberg, detto da romana, se l'è presa in quel posto, poverino, che io gli volevo tanto bene a Werner Heisenberg. Adesso hanno dato il premio Nobel a due che hanno dimostrato che no, quello che diceva Werner Heisenberg nel principio di indeterminazione non vale più, è come flatus vocis, come le parole degli embriaconi. Va bene, cari amici, grazie se mi avete ascoltato, a tutti voi tanti sallusti da Serafino Massoni.